Benissimo, e un po' salve a tutti quanti voi amici del Tokyo Sardegna e benvenuti a questo nuovo gameplay di Medieval! Benvenuti, benvenuti. Ok. Grazie al cielo si è risolto il problema dell'ultima volta, mamma mia. Che casino, che... Tatto? Eh no, eh. Eh no, eh. Eh no, cazzo. Non dirmi che... Ah, ok. Mi è venuto un attimo un colpo che non me l'avesse fatto. Ok, fatto, ok, l'ha fatto. Adesso, sì, la terra incantata. Che devo fare? Se non ricordo male. Adesso qua, se non ricordo male, devo fare la tana delle formiche. Cioè, quella era veramente un casino. Infatti, meglio evitarle. Aia. Là è chiuso sinché non faccio un'altra cosa. Gira, 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 gira. Una. Dai, la sto colpendo. Che spalle. Adesso il talismano, anche qui. Convocato la strega buona della foresta? Oh, voi, Sir Fortescue! La stessa voce della Perdonatemi, cipolla. signore, non ho mai incontrato in vita mia un vero eroe! scusa, è solo uno scherzo. A dire il vero, sono felice di vederti, Fortescue. Ho bisogno di 7 pezzi di ambra. Sono nascosti nel formicaio. Portameli e ti ricompenserò. Non rinnoverò l'offerta. Vuoi tentare? Adesso parla. Scusa, non ti ho forse detto che dovevo ridurti alle dimensioni di un insetto? Svelto ora! Oh cazzo. Questo livello. Vabbè, ho l'arco, almeno quello. Almeno quello. Corri, omettino! Se il padrone ti trovasse ora, ti schiaccerebbe come un insetto. Ascolta le formiche soldato, si avvicinano. Avanza e affronta i tuoi piccoli giustizieri. Ok, questo livello è decisamente rognoso, quasi quanto quello dei spaventapasseri. Forse era meglio se prima facevo... Grazie per avermi liberato, Sir Fortescue. Il mio popolo desidera solamente essere felice e vivere in armonia con la natura. Il Ma romano. ahimè, la malvagia regina delle formiche ha catturato molti di noi. Salva il mio popolo, Sir Fortescue, e ti ricompenserò con gratitudine. Ma dimmi tu un folletto che parla con il romano. Oh! Ah, sei Fortescue! Scrigno, scrigno. No, ah, ok, era. Ah! Fanculo, mi è venuto uno spavento. Non so se ve l'ho detto che sì, ho una piccola. Vabbè, sono aracnofobico, quello sì, ma. Si avvicina. Vabbè.
Un conto è quando vedi appunto un... Ah, ok, Asiasu mi apre la porta. Eccoci, ti aprirò la porta. Queste lucciole sono mie amiche. Ti illumineranno il cammino amiche. Attraverso le tenebre. Queste lucciole sono mie amiche. Oh! Questo portale magico è stato costruito dai folletti. Sembra che non sia stato creato per impedirti l'accesso, bensì per custodire qualcosa. Ma adesso... da piccolo non me lo sono mai chiesto, me lo chiedo adesso. Com'è possibile che qua ci sia un leggio? Capisco... vabbè, capisco. Posso capire magari... cioè, è possibile trovare nelle altre zone. Ma in un formicaio? Vabbè. Ok. Poi oltre al fatto che mi fanno schifo gli insetti quando sono morti. È quella la cosa che mi fa un pochino schifo. Eccoli, eccoli. Aiuto. Muori, morite. Fanno schifo quando muoiono. Poi fanno proprio il rumore. Fanno proprio il rumore. Ah! Che schifo! Aiuto! Ah, questo è un pezzo d'ambra. Oh no, non pure così, non pure questi. Ah, giusto, devo cercare i 7 pezzi di ambra. No, per favore, girami la telecamera bene. Che già non si vede una mazza. Porcaccia la miseria. Mamma mia, cioè da piccolo mi faceva così paura sto livello, invece da grande, porca la pupazzola. Che mi si è ingrandita, che mi si è ingrandita. Mi è aumentata la fobia. Un altro folletto romano, arrivo, arrivo. Bello! Bello! Oh. Ho fatto... No, dimmi che posso romperli con questo. Ah, grazie. No, perché qua c'era appunto il pezzo d'ambra. Vaffanculo. Miss... Ok. Stavo dicendo, magari qua torni indietro, invece no. Ok. Dai, 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 sta andando bene, sta andando bene, vaffa. Muori, muori, zitto, zitto. Aia, aia. Che è successo? Piovono palle. Au, au. Chi mi ha sputato? Ah, questi sputano. Maledetti vermaci. Ok, 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 ok. E ok, e muori. Arrivo. Ok, un altro folletto romano. Mi ha liberato anche questa strada. No, bussa via. Bussate via. È pezzo d'ambra. Ok. Ne servono altri 4. Accidenti. Ma non mi fermerà di certo una paura meschina. Non mi fermerà certo una paura meschina da completare il gioco. Daddy, 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 hurry, I saw something scary. Ok. Un pezzo d'ambra. Questa l'aveva mangiata un vermino. Dai, 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 dai. Dai che ce la posso fa. È chiuso? No, infatti. Meno male ho queste lucciole, altrimenti non vedrei una mazza. Ok, ok, ok. Adesso da quale parte... Ovviamente, come tutti i formiche che si rispettino, questo è un labirinto. Infatti,
Ok, qua ci si, lo so che ci sono già passato ed era andato infatti dall'altra parte. Cioè a sinistra. Ora devo andare a destra. E infatti. Oh, almeno qua ho recuperato tutta la vita. Riuscito a recuperare tutta la vita, bene o male. Ma io come ho fatto a mancarlo? Quindi, qua ci sono passato. Non è che ci passo. Quindi no. Vado ad andare qua, non c'è altra strada. Vediamo un po', vediamo un po'. Gira la telecamera, gira che ti... Gira che ti rigira. E gira! Accide... Gira la telecamera! Oh, non me la fa girare, eh? Oh, ah, sono tornato qui. Ah, accidenti. Devo seguire la tattica. Sto sul bordo. Sto sul bordo di sinistra. E seguo quella strada. Ok. Ecco, infatti, ha funzionato. Qua non ci sono passato. Aia, ecco. Infatti ora andiamo qui. Il tunnel di Ambra. Però aspetta, piano qua. Ma perché non me la giri la telecamera? No, adesso me la giri. Me la giri, forza. Oh, benissimo. Almeno vedo. Ok, qua ci sono passato. Vaffanculo. Muori, muori. Eh no, non ci sono passato, perché... Aia! Ok, qua c'è la fiala. Qui... questo si rompe. Ecco infatti un altro pezzo di ambra. Soldi. Soldi. Dammi soldi. E dammi anche tu i soldi. Tu vattene. E che te. Ok. Mi sa che non li posso ammazzare. Non lo posso ammazzare quello. E infatti. E vai. Ho abbastanza ambra. Tu muori. Però aspetta, c'era il tunnel di ambra prima. E quanti siete? Mamma mia. Mi dovrebbero assumere per fare il disinfestatore. Col martello però. Altro che Ant-Man. Beh, in effetti sarebbe meglio appunto comandarle piuttosto che trovarsele contro. Proprio per questo. Infatti è molto meglio averle con che contro. Tu muori. E muori. E ne ha quanti colpi. Alcune sono più resistenti di altre. Ah, sono tornato qua. O forse un altro. Ma lo stesso. Aspetta, eh. Adesso seguo questa strada. Io non posso infandare avanti. Infatti infandare avanti. Ok. Comunque il trucco di seguire il muro funziona sempre. O perlomeno la maggior parte delle volte. Un altro pezzo d'ambra. Vabbè, lo piglio. Per curiosità adesso quanti ne ho? Ah, sempre 7 su 7. Bisogna averne o 8 o di più. Un altro? Un altro folletto? Aspetta, prima di liberarti, scusami, ma ammazzo queste qua. Ok.
Ok, ora manca l'ultimo folletto. Da qualche strada, da qualche parte. Poi questa musica aiuta tanto. Poi musica, poi insomma, questa atmosfera. Ecco l'ultimo. Tutti fuori sono stati liberati, perfetto. Ok, sono alla fine, se non sbaglio. Sì, sì, deve essere alla fine. Ah, il negozio, perfetto. Ma mi sa che ho tutto al massimo. Ah no, è vero, la spada, lo spadone. Vabbè, non sarà molto utile qua. Qua sono più utili. Se sei stato coraggioso da avventurarti oltre questo punto, entrerai nella stanza della temuta regina delle formiche. Dopo aver incontrato sua maestà, sta attento. Dopo aver incontrato sua maestà, sei zampe, non potrei più tornare indietro. Grazie per avermi avvisato. Ah ok, tutto a posto, tutto a posto. Allora, prima di andare però, controlliamo un attimo una cosa. Ok, ho tutto, là. Eccola. Eccolo schifidume. Ok. Ah, e muori. Cavolo, quanti danni che fa la stronza. Ah, no, giusto, non posso avvicinarmi a lei. Devo aspettare che si incacchi. No, ma le sto sprecando così. Ecco, adesso. Adesso però uso l'arco. Beh, molto più efficace l'arco. Aia, bastarda. Ti ho parata, stronza. Aia, maledetta. Sta, si è incazzata. Manca pochissimo. Cazzo, due bottiglie, che palle. Ma perché sto caricando? Ok. Ecco, devo fare così, infatti. Dai. Dai. E dai. Oh, eccola. Boh, sei morta. Yay! Ce l'ho fatta! Yay! E
Dio mi benedica! Se quello non è Daniel, signore delle formiche! Non ti muovere e romperò l'incantesimo! Lord of Hands! Oh, Ambra, bella Ambra! Tieni, signor cavaliere! Forse sono una vecchiaccia piena di verruche che puzza di cavolo, ma mantengo sempre le mie promesse! Ecco la tua ricompensa! L'occhio di drago. Ah, no, le cosce di pollo, è vero! Hai aiutato a liberare il popolo dei folletti dalle grinfe delle formiche ripugnanti. Come ricompensa ti concedo il passaggio al Salone degli Eroi. Io non ci sono mai stato, ma ho sentito dire che il bar è gratis. Il calice? Ah, vabbè, manco mi dà il calice. Vabbè. Non so perché... Cioè... Ah, no, è vero, non l'avevo finito, è vero. Cioè, non l'ho finito. Avevo saltato per sbaglio. Ecco perché. Infatti ero convintissimo che mi avesse dato le... Invece non le cosce di pollo. Ok. Meglio. Non mi dispiacque. La strategia per avanzare... Ah, giusto, me l'ha già detto. Ok. Dov'è? Ah, giusto, parlare di nuovo con... No? E con chi? No? Con chi devo... Ah! Con l'Amazzone. Dani, dimmi, cosa deve fare una regina guerriera per incontrare qualcuno come te? Non essere timido, ragazzo. Ho visto che mi guardavi. Sarai anche smidollato e banale come tutti gli uomini, ma mi piaci, Daniel. Dispiaciuto. Adoro gli uomini che non rispondono. Se tornerai, credo proprio che ti vorrò come marito. Adesso apri bene le orecchie, zuccherino. Il tuo arco e le tue frecce vanno bene per i lavoretti, ma se vuoi fare sul serio, prendi questa lancia. Yeah, le lance. Pensami quando la lanci. Pensami quando lanci la lancia. Ok. No, toglimi la lancia, toglimela. Ok. Niam. Sì, esci. Ok, salva, sì. Sovrascrivi. Eh sì. Allora, ok. Adesso c'è solo questo da fare. Cazzo, il villaggio. Questo per me è il livello peggiore. Tutto il villaggio ce l'ha contro di me, ipnotizzato da Zarok. Porca la miseria, non posso proprio usare le armi. Contro di loro. Poveri abitanti del villaggio, il padrone fa di loro quello che vuole. Bisogna risparmiarli. Colpite le guardie invece, loro cercano un oggetto con poteri straordinari. Sì. Oh no. Le bambine quanto bevono le balle. Che poi io tutto tranquillo le colpivo e poi loro scappavano piangendo. Stessa cosa agli altri, gli abitanti. Vabbè, non lo sapevo. Cioè nel senso che anche se me lo diceva, per me era difficile. Ecco, tipo adesso, per me era difficile la prima volta scappare evitandoli. Non è per niente facile. Infatti,
Poi ci sono quelle volte che ti fanno l'attacco a te, cioè ti vengono addosso a tenaglia. Ah, devo fare la croce con lo, devo trovare lo stampo, il busto. Sì. Adesso nelle case, se vuoi, devo trovare lo stampo, il busto, poi andare alla fornace. Un tempo c'era un crocifisso, sì esatto, devo metterlo qui. Ma se ne è impossessato il sindaco, trovane un altro e guarda come la chiesa dovrebbe apparire. È vero. Era anche un casino questo. Fermi! Cacchio. Mamma mia, Chucky. Vattene via. Pussa via. Ok. Oh no. No, no, vattene via. Vattene via. Pussa via. Sciò, sciò. Sciò, brutta bambina cattiva. Legio. La chiave unica è tenuta sospesa in alto dallo zampino della fontana. Dovrei attendere il prossimo periodo di siccità. Semplicemente la spengo. Ah, giusto, la runa cassa è proprio quella. Mica quante bambine psicopatiche. E dove devo andare? Accidenti. Ah, ecco. Ok. No, forse è meglio prima spingere il barile sul pulsante. Ok, piano. Perfetto. Ora, scappa, 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 scappa. Scappa, 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 scappa. Ok. Qua c'era un altro, se non sbaglio. Ah, no? Ok. Rompiamo qui. Bastone, che c'avevo già al massimo, ma vabbè. Ah, giusto. Questi barili li posso anche rompere. Infatti, rompi, rompi. Oh, peggio per te che eri sulla strada. Ecco fatto. Ecco fatto. Eccolo. Oh. Oddio, non lo sapevo che potevo stordirli. Ok, il busto è là sopra. Busto di Mr. Shanks, padrone della, della testa di troll. Per pulire la statua abbassa il piedistallo. Come l'abbasso il piedistallo? Come la... Aia! Come l'abbasso il piedistallo? Come minchia abbassa il piedistallo? Non ricordo... Ah, era in un'altra casa, se non sbaglio. Scappa, scappa. Era in un'altra casa. Il marchingegno per abbassarlo. Aspetta, gira, che qua c'era qualcosa, infatti. Colpisci? Oh. Ah, la fontana. E vai. Dai, sta andando benissimo. Sta andando benissimo. Perché a quest'ora, quando la prima volta ci avevo giocato, a quest'ora avevo già ucciso tutti gli abitanti, praticamente. Per quanto io non lo dovessi fare. Negozio, negozio, negozio. Ho detto negozio. Ok. Ah, solo 30 le lance, ma ricordavo di più. Vabbè sì, facciamo un casino di danni, eh. Ok, runa. E aprimi la porta. E aprimi quest... Aprimi la biblioteca, su. Ok. No! Mi ha preso lo scudo! Oh, oppure l'ho finito. Visto che era 10. Cosa molto più probabile. Allora, qua c'è un sacco da leggere. Allora,
La storia di Galomir volume 1. In un passato non troppo remoto, durante il periodo buio della storia di Galomir, il re Pellegrino riuscì a sventrare il piano di Zarok il Negromante, che intendeva soggiogare il regno. Dopo che Zarok, il mago del re, ebbe perso i favori del sovrano per aver condotto barbari esperimenti sui cadaveri, i morti non riuscirono più a trovare pace nel segreto del castello Pellegrino. I morti devono essere onorati, non usati dagli alchimisti per fare esperimenti, dichiarò il re Pellegrino mentre bandiva Zarok dal castello. Tutti i morti viventi dello stregone furono sbaragliati e annientati. L'implacabile Zarok si diede alla macchia e giurò di vendicarsi dal re. Volume 2. Secondo le male lingue, nel regno di Galomir si compivano nefandezze e ignominie. Si mormorava che Zarok avesse chiesto aiuto ai demoni delle tenebre per costruire un castello imponente. Approfittando dell'oscurità notturna, i demoni delle tenebre di Zarok uscirono dal loro nascondiglio maledetto e marciarono verso sud attraverso le montagne e boschi argentati. In men che non si dica, raggiunsero e conquistarono persino la gola delle zucche. Gli abitanti della città di Gallows invocarono aiuto con tutto il fiato che avevano in corpo. Salvaci tu, buon re Pellegrino. La rappresaglia fu immediata e violenta. Le forze del re Pellegrino, capeggiate dal valoroso Sir Fortescue, respinsero l'esercito di Zarok lontano dalla città di Gallows. I festeggiamenti furono grandi, ma la guerra non era ancora finita. Fammi leggere. Volume 3. La notizia della conquista delle terre sommerse da parte dell'esercito di Zarok destò serie preoccupazioni. Da quella postazione strategica, Zarok poteva infatti marciare verso ovest sulla foresta incantata e la sconfitta sarebbe stata amara se il luogo sacro fosse caduto nelle mani dello stregone. Ancora una volta Sir Fortescue guidò le milizie del re contro l'orda dei demoni, o come dice la voce fuori campo all'inizio, dei demoni, e liberò il paese. Tuttavia il mago malvagio era astuto e aveva preparato un'imboscata. Ne risulta una battaglia titanica unica nella storia. Si dice che quel giorno Zarok avrebbe avuto la meglio se non fosse stato per il talento e il valore di un uomo, Fortescue, che guidò la carica contro i ranghi dei morti viventi, che poi morì subito. Abbatté la guardia del corpo di Zarok, Lord Cardok, il Terribile, e prima di soccombere per le ferite mortali, uccise il perfido mago con un colpo di spada. Volume 4. Quello pronto già a uccidermi. Le forze del male furono annientate, ma a caro prezzo. Pochissimi soldati al re tornarono vivi dal campo di battaglia. Quel giorno Galomir perse una generazione intera di giovani uomini, fra i quali anche Tim l'Astuto, il balestriere leggendario, e il vice di Fortescue, che perì sotto il primo nugolo di frecce. Il corpo di Zarok non fu mai ritrovato, ma anche se riposasse in una tomba senza nome, nessuno a Galomir andrebbe a versarci sopra una lacrima. Peccato che non sia morto. I demoni delle tenebre assoldati da Zarok erano esseri soprannaturali e non appartenevano al mondo dei mortali. Il re li bandì e ordinò che fossero seppelliti nella fertile terra incantata. Imprigionati in un sepolcro inespugnabile progettato dallo stesso re, i demoni vennero seppelliti nelle profondità della terra. La loro tomba fu sigillata con uno strumento magico, chiamato da allora Sigillo delle Tenebre. È vero. Guida turistica parte 1. Galumi è un paese meraviglioso che offre tante avventure e paesaggi mozzafiato. Se cerchi la bellezza, vai alla foresta incantata, sali in alto per ammirare i nidi dei giganteschi uccelli serpenti che dovrò uccidere. Scopri le sue piante strane meravigliose, lasciati ammaliare dai girini di drago che sguazzano nei laghetti cristallini. Perché non fosse... Non sono cose interessanti. Spingiti fino al fine del castello del re Pellegrino, che dovrà andarci. In passato il Pellegrino personale salutava la folla in questo castello. Secondo la leggenda, con una del re andò perso in sotterranei, perché poi la dovrò trovare. E oggigiorno il fantasma del re abita nei vecchi e freddi corridoi di pietra, roba a frizzare i capelli. Perché non imbocchi il sentiero che porta le polveri di tentare di trovare la medica città di Mellowmead? Si narra che in epoche passate a Mellowmead, sprofondata al buio di secoli fa, si praticava una sorta di chimera originale arcana. Corre voce ai grandi tesori attendono chi oserà a vendersi questo luogo acquitrinoso. Corri! Errore della storia. Capitolo 1. Oltre ad essere l'uomo più forte mai vissuto, Stenier il Fabbrio. Fabbrio? O il Fabbro Ferraio?
era un maniscalco insuperabile. La runa del tempo! Batteva sull'incudine di casa sua con lo stesso entusiasmo che batteva sulla testa dei nemici in battaglia. Ah sì, appunto. A detta di molti aveva soltanto un timore, quello di vedere sparire la sua fucina a favore di unità di produzione centralizzate, povero Steiner. Nato da una famiglia di umili contadini, in una delle tribù nomadi delle terre orientali, Blood Monat, lo spaccacrani radunò un esercito di cavalieri e invase una buona metà del mondo civilizzato. Quando morì, nel tentativo di attaccare da solo una guarnigione nel nord del paese armato soltanto dello spuntone dell'elmo che aveva in testa, era il contadino più ricco e potente del suo tempo. Karl Sturmgard trascorse quasi tutti gli anni della gioventù segregato nel castello di famiglia. Forte del suo scudo magico e invincibile, Sturmgard seguiva il motto: la migliore forma di attacco è la difesa. Sfortunatamente quello scudo non poteva proteggerlo dalle cattive abitudini alimentari, esatto. Morì durante un banchetto soffocato da una grossa salsiccia che non aveva masticato. Proprio nel modo più stupido possibile. Davvero l'eroe degli eroi, Wuden il potente, era impavido, tenace e irriducibile. Mai battuto in duello, incuteva terrore sia agli amici che ai nemici, come pure ai suoi familiari e animali domestici. Addestrata fino alla nascita di tutte le tecniche di combattimento, Imanzi Shongama era la regina guerriera di una tribù di Amazzoni, quella che mi ha dato le lance. Questa è la lista di tutti gli eroi. Ah no, quello è lo stampo della croce. Mi sono confuso. E la forma è la stessa. Ho visto adesso il simbolo della croce. Ok, come l'ho detto. Bandì tutti gli uomini del suo territorio, ha fatto eccezione per alcuni che dovevano occuparsi di tagliare l'erba dei prati. Madre Angela del Focolare Meguin. La Doma Tempeste, dovete difendere il suo viaggio dai barbi e predoni. Ah sì, quella che mi darà i fulmini. Armata soltanto di forconi e matrello, mentre con un braccio steva la sua creatura, secondo la gente l'idea come se le corge invincibili donne intervennero a suo favore e guarnirono il suo arsenale di qualche saetta. Vinse la battaglia e riuscì anche a mettere da parte un paio di saette che usò contro il marito al ritorno dalla caccia. La spada magica di Dirk, è vero, anche lui. Vabbè, è l'elenco di tutti. L'arciere. Mi divenne famoso quando uccise il mago ribelle Zaro, soldato di carriera. Era adorato agli uomini e suo re, però in realtà i Gallumi era detto ai più forti sono iniziato a grandi imprese. La mascella possente. Lo sguardo è la mascella che... Cioè, è proprio fatto apposta, mascella possente che non ha. Adesso c'è il libro qui. A chi di competenza? Devo svegliarmi perché gli uomini di Zaruk saranno qui in meno di un'ora. Ho preso il crocifisso della chiesa e la chiave di un'altra chiave. Ah, la chiave di un'altra chiave. Ho usato il crocifisso per farne uno stampo e poi l'ho distrutto. Spero che questo stampo finisca nelle mani di un eroe giusto e buono. Firmato il sindaco. Fortunatamente lo sono. Adesso ho speso tipo mezz'ora di tempo solo per leggere tutti quei libri. Ok, lo stampo ce l'ho. Adesso... Ah, ecco! Qui. Oh, ecco la fornace. Oh, grazie a cielo lo scudo. Adesso io qua devo metterci lo stampo. Poi dovrò prendere il busto e metterlo lì sopra. Ma... Non mi ricordo dov'è il pulsante per... Era un'altra casa se non sbaglio. Dicevo, il pulsante per attivare la croce. Per far abbassare il busto. Qual è l'uscita? Forse da qui? No. C'è solo una fiala. Questa è la fine che si attiverà quando andrò alla casa del sindaco. No. Minchia che rompiballe. Ah, non mi ricordo dove è il pulsante. Occhio, che non devo uccidere nessuno. Ah, dov'è il pulsante? Dov'è il pulsante? Aspetta, ho preso la runa? No, runa a terra. Aspetta, ho rune? No. Ma cosa ti ridi tu, boh? Cosa c'è da ridere?
aspettate, non è il pulsante, è proprio qua dietro? Possibile? Ma... però c'è la domanda, dov'è la runa? Ah, ecco, proprio l'idea... Ah, che stupido! Non riesco a romperli. Aia. Come c'è, te li rimuovo da lì quelli? Ah, giusto. Bastone. Ci deve essere fuoco da qualche parte. Posso usare le torce? Questa è qua? No. Ci deve essere un focolare o qualcosa di simile da queste parti per forse bruciare quei barili. Aia. Ah, rotti, ok. Oh, cacchio, c'era un... Aia. Ecco, infatti, il pulsante. Ok, dammi il martello. No! Oddio, l'ho colpito. Ok, ho abbassato il coso. Ma vaffanculo. Spero di poterlo prendere il calice, altrimenti sono cavoli. E ho paura che mi sa anche ucciderne solo uno, proprio il calice non lo prendi più. Porca la pupazza. Vabbè, io tento. E vabbè, era meglio non toccarli quei barili. E pazienza. Ah, Milimi? Adesso arrivano i soldati. Fermi! Svelto i compagni, mettete a suo quadro questo posto. Se non troviamo il sigillo delle tenebre, quel tiruano di Swarok ci farà spalare demoni per tutto il prossimo millennium. Ciao, prima parlava nel romano e adesso parla nel russo. Adesso parlano tutti in russo. Transilvania Tovarish. Fermi! 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 No, aspetta, forse una piccola speranza c'è. Però che adesso la croce. No, devo andare prima dal fabbro che è qui. Ok, mettere lo stampo. Ah, lo stampo c'è già, il busto. Ok. Questo dovrebbe sciogliersi. Dovrebbe sciogliersi. Eccola! Ok. Stavo spaventando. Ok, adesso la chiesa che è proprio qua a fianco. Qua a fianco. Ok. Ricarica tutto? Sì. È rimasta poca cosa. Devo mettermi proprio qui magari. Appunto. Eccola, ecco il passaggio. Yay! Signore e signore, viaggiando in lungo e in largo per Gallomir ho avuto modo di scoprire molti misteri e sortilegi. Comunque quello che più mi ha terrorizzato è stata la scoperta della tomba dei demoni dalle tenebre. La chiave della tomba e il misterioso sigillo delle tenebre è in mano mia. Quel prepotente Zarok farebbe qualsiasi cosa per impadronirsi di questo oggetto e temo che sospetti che ce l'abbia io. In fede, tenendo per la mia vita, in sindaco. Appunto. Perché lui si era fatto lo stampo. Anche lui si era fatto lo stampo. Ha preso la chiave. Che ha preso il crocifisso. Ha messo lì... la chiave della cassaforte. E poi ha distrutto il crocifisso facendo in modo che nessuno potesse raggiungerlo. Adesso... devo tornare indietro.
Ecco qui la porta aperta per la casa del sindaco. Ah no, hanno proprio la mira giù, hanno proprio la mira fatta bene, si stronzi. Pensavo che le mancassi, invece no. Ah, giusto, devo passarci dal tetto. Devo passarci dal tetto. Dal tetto. Dal tetto. Dal tetto. Ok. Ok, e là c'è il calice. La chiave della cassaforte. E qua c'è il sigillo. Eccolo. Il sigillo, infatti, dovrò usare un'altra terra incantata. La sopra la porta. Eccola. E aspettano loro. Ma mi sa che il calice me lo sogno. Anche se ammazzo quei quattro. C'è solo un modo per scoprirlo. C'è solo un... Ah, oia. Arrivo! Ah, proprio volete fare... Ok. Ti prego, dimmi che apri... Ah, grazie. Ora, il calice, grazie al cielo, al 100%, quindi anche se ne ho ucciso uno, mi è andata di culo. Perché sento parlare? Ah, che abbiano chiuso qua tutte le persone? I soldati? Possibile? Le abbiamo messe tutte al sicuro? Molto possibile. Ora, adesso, oddio, fai piano. Aspetta, dammi un altro. Quindi sì, ok, anche se ne ammazzo uno, ma uno. Sai che se ne ammazzo due, la possibilità va a farsi benedire. Ora, mi raccomando, non uccidiamo nessun altro. Lassù come cacchio ci arrivo? Ah, mi sa proprio dalla casa del sindaco. Vediamo un po' se ci arrivo da lì. Tipo dal tetto. Ah no! Come non detto. Ecco fatto. Grazie al cielo questo livello non dovrò farlo mai più. Oh, meglio di quanto pensassi, Con tutta la... Vabbè, sfiga no. Però per dire, già mi è andata male avendo ammazzato un abitante. Però me la son cavata. Legio. Istruzioni di Zarok alle sue guardie. Catturate quell'avido profittatore del sindaco. Portate il sotterraneo del manicomio. Data a quel grassone una bella lezione. Trovate il sigillo delle tenebre. Portatemi un bel souvenir. Ah, giusto, anche il manicomio. Però vi dirò, quello non mi ha dato così tanti problemi la prima volta. Anche perché l'ascia ti semplifica la vita. Se ce l'hai. Altrimenti se non ce l'hai... Buono, sono cavoli tuoi. Nuovo dialogo. Avanti e indietro come uno yo-yo soprannaturale. Forse il padrone ti farà sudare 7 camicie prima che tu possa trovare i portauova magici. Portauova magici, vabbè. Ok. Adesso con chi devo parlare? Vabbè, quelle giù può anche aspettare. Lo scudo! Ah, Fortescue! Sei sceso di nuovo in gamba, ya? Yeah? Bene. La gente mi chiede, Sturmguard, che ne pensi di questa spada? E di quest'ascia? Ma io rispondo, NEIN! La guerra moderna è una questione di scienza! La scienza degli scudi! Forse dovresti accettare il mio scudo, ya? Yeah? È magico, Air Fortescue.
Alcuni sostengono che sia meglio avere una spada magica piuttosto che uno scudo. Sono veri idioti! Se lo userai come si deve, questo scudo ti renderà invincibile. Perché o no? Lo scudo d'oro. Sì! Questo protegge un casino. E costa anche un casino. Ok, usciamo. Salva progressi. Aha. No, cos'è il gioco a livello? Sei matto. Ha fatto. Il parco del manicomio. Ah, tutti gli enigmi. Cosa brutta. Adesso devo un attimo controllare qui. Lo so, sono fissato con questo livello. Per il semplice motivo che qua c'è un calice. Ma non mi ricordo dove. È questo che... No. Ci deve essere un muro a qualche parte che posso rompere. Un altro muro che posso rompere. Ma dove? Proprio non mi ricordolo. Ok. No, lì non posso nella mia tomba non posso rientrarci. Non c'era tipo la visione in prima persona? No, non c'era. Nie. Qua magari? No. Qua? No. Non è che invece mi sto confondendo con il remake, che cosa molto probabile. Perché il remake c'era appunto. Infatti trovo il cuscipollo. Mi sa che mi sto confondendo proprio col remake. Accidenti. E cioè male, non posso confondere il primo con il remake di coso, il remake della PSP. Perché anche quello l'ho giocato tantissimo e... vabbè tantissimo, l'ho finito tutto quanto. No, quindi niente. Però mi sa che, infatti no, meglio fermarsi qua, così almeno... Perché già il livello delle mani, il parco o la terra incantata, ora che il sigillo, durano tantissimo. Potrei starci anche 20 minuti, a seconda di cosa devo fare e cosa non devo fare. Perciò meglio fermarsi qua e non dilungare troppo il coso, il livello. Comunque, grazie mille per essere passati anche in questa parte. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete mi piace se vi è piaciuto. Condividete poi. E in descrizione troverete anche i nostri link a Facebook, Twitch e Instagram. Soprattutto stasera, come tutte le sere tra l'altro, ci sono le nostre live. Per cui date un'occhiata anche a quelle. E mi raccomando, spero che ci siate, che ci saranno molte risate soprattutto. E niente, grazie mille per essere passati e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Niente, proprio non mi ricordo... Vabbè, niente.